abbiamo pensato che non si poteva parlare solo di prevenzione, di raccolta fondi e che ci voleva un di più, parlare di quello che succede una volta che si è affrontata il tumore del seno, si sono fatte le cure, si è superato la fase acuta, ecco come accogliere le donne che è il dopo, parlare del dopo. E con parlare del dopo anche pensare ad acquistare questo strumento, fare una raccolta fondi. Abbiamo un progetto che il titolo dice tutto: imparare a prendersi cura di sé nei percorsi di remissione di malattia, riabilitazione. Avete già delle cuffie, avete già acquistato? No, in Sardegna non c'è nessuna cuffia e grazie a un forte finanziamento di Orto di Eleonora, la raccolta fondi ben avviata, crediamo che altre persone ci possano sostenere. Speriamo all'inizio della primavera di poterne acquistare. La prima sarebbe per il Day Hospital di Oncologia di Oristano.